Buonasera dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro. Milan e Atalanta sono già in campo, come vedete, per disputare la gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Con la sfida tra Milan e Atalanta si apre dunque il trittico infrasettimanale di partite per la Coppa Italia. E in qualche maniera Milan-Atalanta è già una sorta di rivincita. Si sono già affrontate in campionato su questo stesso terreno di gioco le due formazioni e ne uscì un 3-3 molto brillante e spettacolare. Di fronte due squadre rimaneggiate, subito le formazioni. Milan in campo con Abbiati in porta, Sala, Roque Junior e Maldini in difesa, Elbeck, Giunti, Ambrosini e Serginho a centrocampo, Leonardo, Pirov e José Mari di punta. Partiti in questo istante. Mancano parecchie pedine anche all'Atalanta di Vavassori, che gioca con Pellizzoli, Siviglia, Natali, Lorenzi e Bellini in difesa, Cristian Zenoni, Gallo, Dundievski e Pinardi a centrocampo, Nappi e Ganz di punta, l'arbitro è Farina. Per la vostra osservazione, Milan, la tradizionale casacca rossonera in divisa bianca e maniche nerazzurre, l'Atalanta. E il Milan in avanti, la palla in profondità, va a recuperarla Siviglia e guadagna una rimessa laterale. Accanto a me in postazione Mauro Sandreani. Una partita che, come abbiamo detto, vede parecchie assenze da una parte e dall'altra. Atalanta comunque che mette in campo stasera alcuni dei suoi gioiellini che di solito non giocano in campionato, ma sarà un bel vedere, no, ugualmente, Mauro? Buonasera. Innanzitutto, indubbiamente l'Atalanta è la rivelazione dell'anno. Gioca un calcio semplice ed efficace, adattando il modulo alle caratteristiche dei suoi giocatori. E però soprattutto sa leggere le partite dimostrandosi molto duttile tatticamente. La sua forza è quella di aver fatto crescere questi ragazzi dal settore giovanile e, allenati dallo stesso allenatore che li ha avuti nel settore giovanile, stanno ottenendo grandi risultati. Intanto vediamo questa iniziativa con Serginho sulla sinistra, viene immediatamente contratto da due avversari, la rimessa laterale per il Milan. La gara d'andata e ritorno si disputerà tra due settimane a Bergamo. Il tocco all'indietro di Giunti a favore di Roque Junior, lunghissimo il lancio in profondità, c'è stato il colpo di testa di Bellini, poi la palla che, nonostante il tentativo di Pinardi, finisce in fallo laterale per la rimessa che opera Elbeck al centro verso Pirov, che alza campanile, palla fuori area, avvio aggressivo da parte del Milan e ancora la ribattuta da parte di Pinardi e il pallone che sfila a fondo campo. Si stanno scontrando due moduli molto differenti. L'Atalanta gioca con il consueto 4-4-2 molto aggressivo, privilegia in avanti due punte rapide con l'obiettivo di mettere a disagio sul movimento la difesa del Milan, che risponde con un 3-4-3 abbastanza consolidato, e quindi vedremo alla fine a livello tattico quali potrebbero essere le novità durante la gara. È in campo delle file rossonere anche Leonardo, il giocatore brasiliano che gioca raramente anche perché è infortunato, ha manifestato l'intenzione di tornare in Brasile. Attenzione, subito pericolosamente in avanti l'Atalanta, palla che finisce di poco fuori dal controllo di Cristian Zenoni, che aveva tagliato dentro da destra in maniera molto efficace. È stato un ottimo lancio, ma soprattutto l'Atalanta lavora molto con questi tagli, si sta mantenendo molto corta e compatta tra i reparti, questo per mettere a disagio il Milan in fase di costruzione. Milan, nel quale Zaccheroni ha fatto robusto ricorso al turnover, sia perché i suoi giocatori sono impegnati su tre fronti, sia perché ci sono parecchi infortunati: Albertini, Boban, Chamot, Costa Curta, oltre a Redondo, praticamente non si è mai visto. A bordo campo c'è Enrico Variale. Il terreno di gioco di San Siro è stato recentemente rizzollato per l'ennesima volta, ma a giudicare almeno dal comportamento dei giocatori domenica scorsa nella partita tra Inter e Napoli, il fondo del terreno resta tuttora di difficile decifrazione. Sì, assolutamente. Adesso seguiamo questa azione del Milan. Attenzione, Pirov sotto porta, si gira, ha tentato il suggerimento
per Ambrosini che è stato anticipato. Vedete come riparte immediatamente l'Atalanta con Nappi, ancora Nappi, il tocco esterno a favore di Zenone, il traversone di quest'ultimo, si alza la bandiera del guardaline, interviene l'arbitro Farina a fermare il gioco, ma l'Atalanta non appena ha l'opportunità si rovescia in avanti con ficcanti azioni in contrappiede. E questo sarà il tema tattico della gara, l'Atalanta molto ripiegata nella propria metà campo e pronta a sfruttare i capovolgimenti di fronte grazie alla velocità delle sue punte e gli inserimenti di Zenoni e Pinardi sulle laterali. Intanto osserviamo ancora Giunti in possesso di palla, il suggerimento è per Helbeck, si propone Pirov, lancio profondo a cercare Osemari, ribattono gli atalantini, a centrocampo il controllo è di Ambrosini. La palla è ancora per Maldini che sembrava dovesse restare a riposo, ha chiesto invece di giocare ed è ancora Serginho che si propone in combinazione con lo stesso Maldini, parte il traversone radente, la ribattuta è di Natali, è una difesa praticamente inedita quella dell'Atalanta, gioca tra i consueti titolari solo Siviglia, in porta c'è il giovanissimo Pellizzoli, comunque ha già fatto vedere la sua bravura, Natali, Lorenzi e Bellini non hanno avuto tanto spazio, attenzione ancora Nappi, semina il panico nella retroguardia rossonera, vedete che l'Atalanta amministra il pallone con molta padronanza, ancora una possibilità ma non si intendono i giocatori atalantini, il suggerimento era verso Nappi. Nappi e Ganz, due attaccanti esperti, anche loro giocano frequentemente, soprattutto Nappi, fanno da chiocce stasera ai tanti altri pulcini dell'Atalanta. Anche perché il Milan sembra soffrire i ritmi forsennati dell'attacco atalantino, che avendo dei brevi linei sta mettendo nettamente a disagio la compassata difesa rossonera, ma anche a metà campo mi sembra che l'Atalanta è brillantissima in fase di riconquista palla e di rilancio del gioco. La lunga battuta del portiere Pellizzoli, il colpo di testa di Ambrosini, la palla agganciata da Gallo a cui viene rubato il pallone, il suggerimento lungo sul quale non può arrivare Osemari, la palla ancora per Gallo e vedete questa lunga palla per Nappi, vivacissimo in queste fasi iniziali della partita, fuori a favore di Pinardi, un ragazzo di cui si dice un gran bene, tunnel, splendido inserimento di Pinardi, poi viene intercettato da Rocchi Junior al momento di entrare in area di rigore. Sono presenti un migliaio direi di sostenitori atalantini che naturalmente sostengono a gran voce i propri beniamini. La rimessa è di Bellini, ancora Nappi, il suggerimento per Pinardi, va Pinardi con la punta del piede verso Nappi, ancora Pinardi, interviene l'arbitro, calcio di punizione per il Milan, avvio di partita subito molto intenso, soprattutto direi per la vivacità degli atalantini. Sì, indubbiamente anche per la predisposizione della squadra a giocare un calcio rapido e brillante. A me piace moltissimo questo Pinardi che sto seguendo da tanto tempo, è un ragazzo dell'80, un vero talento in prospettiva. Tanto Leonardo, tre su di lui. Per la rimessa Helbeck. Prolunga ancora Leonardo, poi il controllo è degli atalantini, il rinvio è stato di Bellini, il colpo di testa è di Sala, al centrocampo Ambrosini per Maldini, sventagliata precisa a mettere in movimento ancora Pirov, molto arretrato e decentrato all'indietro per Maldini, ecco l'iniziativa sulla sinistra ora di Ambrosini, subentra Serginho, parte il traversone, colpo di testa a mettere fuori di Siviglia e poi l'impostazione ancora di Bellini, vedete come si propongono molto bene con Natali, gli atalantini e Maldini è costretto in fallo laterale. Il Milan deve restare molto attento a rientrare nelle posizioni difensive perché se tanti giocatori del Milan si fanno tagliare fuori dal contropiede dell'Atalanta favoriscono appunto la squadra bergamasca che è maestra in questa situazione tattica.
ancora l'Atalanta in possesso di palla, nuova rimessa laterale. Stavi raccontandoci delle insidie del fondo del terreno, Enrico. Sì, Bruno, già nei primi minuti sono alzate delle zolle. Ricordavi tu prima che il terreno è stato recentemente rizzollato, ma quello di San Siro, del terreno di gioco di San Siro, è un problema atavico. Ma Vassori molto prodigo di suggerimenti, mentre c'è questa occasione per il Milan, molto prodigo di suggerimenti per i suoi difensori. Difesa verdissima, c'è solo Siviglia, 27 anni, poi Natali ne ha 21, Lorenzi 22, Bellini addirittura 20, ma se la stanno cavando bene. Ancora prova l'Atalanta con Cristian Zenoni, palla filtrante molto buona per Ganz, fuori, intuisce però le intenzioni degli avversari Elbeck, riesce a intercettare la palla, ora perviene ad Ambrosini che la lascia a Rocchi Junior, avanza ancora un Cerotto che è praticamente ereditato dalla gara di contro il Napoli, mentre osserviamo l'iniziativa di Bellini, Fernando, Sala, Elbeck, Birov, Giunti, ancora Serginho, Giunti, dentro Birov, fa da sponda, arriva per la violenta conclusione Ambrosini, ben piazzato Pellizzoli. In questi primi 10 minuti la differenza che salta subito all'occhio è che il Milan si muove con un gioco più ragionato e i movimenti senza palla sono limitatissimi, al contrario dell'Atalanta che invece si muove molto senza palla e porta dei rapidissimi contropiedi soprattutto centrali. Rocchi Junior, il centrale della difesa 3 del Milan, a sinistra Maldini, a destra Sala. Palla è ancora per Serginho, vedete che non trova soluzione, finisce per perdere il pallone, ancora Nappi, va velocissimo, 4 su di lui, la palla ora per Ganz, attenzione all'inserimento, da quest'altra parte era pronto a proporsi Pinardi, ha provato invece direttamente la conclusione Ganz. Elvegor, Sala, Giunti, Maldini. Ripiegano molto bene i giocatori di Vavassori, ancora Giunti, Ambrosini, subito attaccato il raddoppio di marcatura, perde il pallone e si ripropone con Dandierski l'Atalanta, poi il lancio risulta sbagliato. Per la rimessa Serginho su Maldini. 12 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 a Milano tra Milan e Atalanta, gara d'andata dei quarti di Coppa Italia. Sala, Birov, Giunti, Ambrosini, fallo su di lui di Nappi e calcio di punizione comandato dall'arbitro. Vedi Bruno, ogni volta che l'Atalanta perde la palla ci sono come minimo 8 giocatori che stanno dietro la linea della palla e partecipano alla fase difensiva. Questo Maldini al calcio di punizione, attenzione Birov, Pellizzo. Stavo dicendo che questa situazione tattica chiude molto gli spazi al Milan, che è costretto quindi a giocare per vie orizzontali. Sul rilancio del portiere, mentre rivediamo il colpo di testa centrale di Birov, lo stesso Birov ha commesso fallo su Pellizzoli, ecco il motivo di questo calcio di punizione che è stato comandato dall'arbitro Farina e che viene battuto direttamente dal giovanissimo portiere dell'Atalanta. A scavalcare il centrocampo Pinardi, poi Bellini, ancora Pinardi, la palla è ora per Dundierski, Gallo, anche al centrocampo ci sono parecchie nuove facce, per modo di dire, perché Dandieschi e Gallo sono molto esperti ma hanno giocato poco quest'anno, quindi anche Vavassori ha fatto robusto ricorso al turnover. Atalanta che ovviamente non ha impegni in coppe internazionali però ci tiene al campionato e denuncia anche alcuni infortunati, tra cui i due portieri che si presumeva dovessero essere i titolari, Fontana e Pinato, ma questo Pellizzoli che li ha sostituiti sta facendo veramente assai bene.
Calcio di punizione intanto per l'Atalanta. Manca Rossini, che è la punta centrale, molto molto forte anche di testa. Sono in avanti Ganz e Nappi. Parte il lungo traversone, esce in presa Abbiati. Comunque si vede che l'Atalanta è una formazione molto ben disegnata, ordinata. D'altra parte anche i ritocchi apportati da Vavassori avvengono su un telaio consolidato, ed è molto importante dal punto di vista psicologico e dell'attitudine mentale il fatto che i giovani dell'Atalanta abbiano percorso tutto il cammino delle giovanili, giocando spesso assieme ed acquisendo quella mentalità vincente che hanno portato anche in Serie A praticamente. Non c'è dubbio, questo è uno dei segreti di questa squadra, che è stata fatta crescere insieme gradualmente, mantenendo la stessa personalità e la stessa mentalità che ne ha fatto la migliore a livello di settore giovanile. Attenzione ora a Elbeck, che ruba palla, tentativo di suggerimento per imbeccare Leonardo, è intervenuto Bellini, la finta di Ganz, poi dopo un primo intervento di Rocco Junior, per un attimo Pinardi, ma la palla è ancora rossonera. Helweg va in velocità con Dondierski, mette in mezzo, un avventuroso tentativo di controllo di Osemari che viene intercettato e fermato. Poi Dundierski, ancora l'apertura, Serginho, Leonardo che si è spostato dall'altra parte. Vedete che si muovono molto senza palla i giocatori atalantini. Nappi, ancora taglia dentro per Zenoni, sul quale è costretto al recupero Maldini, il traversone, Malocchi Junior. E come sottolineava Sandreani, più compassata la manovra del Milan, molto rapida e incisiva quella dell'Atalanta. 1-2 intanto, buono dei milanisti, con tentativo di inserimento centrale di José Mari, sul quale c'è stato fallo. Indubbiamente una delle differenze tra le due squadre è che il Milan predilige giocare un calcio più ragionato per linee orizzontali, mentre l'Atalanta gioca un calcio di percussione per linee verticali e soprattutto muovendosi senza la palla. E questo movimento dei compagni consente al portatore di palla di avere più soluzioni a propria disposizione. Mentre osserviamo ora gli sviluppi di questo calcio di punizione, è pronto a toccare Ambrosini per Giunti. Prova il sinistro Giunti, il tiro abbastanza teso, alto sulla traversa. Variale. Sì, devo dire che per quanto riguarda le tifoserie si fanno molto più sentire i circa 2000, direi, sostenitori dell'Atalanta che i tifosi rossoneri, a proposito dei quali ci sono da segnalare alcuni striscioni piuttosto polemici nei confronti della società e anche del presidente Berlusconi. Ce n'è uno che dice 6 milioni di tifosi rossoneri aspettano le promesse fatte ieri, un altro meno manifesti per le città, più giocatori di qualità. Insomma, c'è un po' di delusione fino a questo momento per la stagione del Milan nella tifoseria rossonera. È rapportata del resto anche ai risultati non brillantissimi di una formazione che non perde frequentemente, ma è abbonata ai pareggi, che come sappiamo, soprattutto in campionato, 3 punti a vittoria, no? Siano poi un risultato veramente positivo. Pellizzoli, Giunti, la carambola favorisce Ambrosini, Bierhoff, sempre Bierhoff, Serginho, Maldini, Roque Junior. Ambrosini, si propone Sala, Helweg, Sala, Roque Junior, non trova Varchi il Milan, a girare palla, si prova dall'altra parte con Maldini, inserimento centrale, chiamato in avanti Sala, resta largo Helweg, parte il cross dalla tre quarti, ben piazzata la retroguardia, alimenta però l'azione, ed ecco attenzione Serginho, tiro fuori,
grande inserimento da parte di Serginho, che si è presentato praticamente da solo davanti a Pellizzoli. Vedete il buon tocco di ritorno, bene Serginho con il piede preferito, però non trova lo specchio della porta. Ha fatto tutto bene, anche la giocata a muro, l'arresto conseguente al ritorno della palla da parte del compagno, e ha sbagliato la parte saliente dell'azione, il tiro. Intanto ancora l'Atalanta, attenzione, nuovamente i bergamaschi in avanti, parte il traversone, tiro, gol! Atalanta in vantaggio con Maurizio Ganz. Legge spietata del calcio, a gol mancato, gol subito. Occasione d'oro per il Milan, con Serginho che non ha trovato la porta, sul capovolgimento di fronte ancora uno degli attaccanti tipici d'area come Maurizio Ganz. Esplode il suo sinistro ravvicinato che non lascia assolutamente scampo. Vedete che è Siviglia che si inserisce, opera il traversone, Ganz, gol, 1-0 per l'Atalanta, minuto 20. C'è stata una percussione bellissima di Siviglia sulla fascia destra, è un cross meraviglioso a imbeccare Ganz, però la difesa del Milan mi è sembrata molto lenta nei sincronismi e non è riuscita a coprire adeguatamente il movimento verso il secondo palo di Ganz. A conforto di quello che diceva Sandreani, c'è da dire che Zaccheroni è rimasto basito, se l'è un po' presa con i difensori, ha detto qualcosa agli uomini in panchina spiegando appunto l'errore che hanno fatto i suoi difensori, e c'è poi da dire che Ganz, neanche Ganz, ha esultato. È un po' quello che stanno facendo tutti gli ex che in queste settimane hanno segnato, da Conceição a Battistuta. Abbiamo visto che anche Ganz ha molto contenuto la sua esultanza dopo questo gol da ex. Intanto avete visto che la partita è ripresa con l'arbitro Farina che ha scodellato il pallone al centrocampo perché il gioco era stato sospeso, e quando erano piovuti in campo alcuni fumogeni gli addetti hanno provveduto a scoperare il terreno del gioco e quindi si è ripreso con la palla a due. Atalanta dunque in vantaggio, e a conforto anche di quelle che erano le perplessità di Zaccheroni riportate da Variale. Dire che in marcatura è nemmeno molto stretta su Ganz, che è una delle due punte, si era venuto a trovare Ambrosini, a testimonianza del fatto che francamente i meccanismi della retroguardia rossonera hanno lasciato parecchio a desiderare. Hanno scalato male all'indietro su un movimento peraltro molto rapido di Ganz, che dal primo palo è andato con un movimento mezzaluna verso il secondo, però la difesa è stata nettamente sorpresa, infatti si è trovata addirittura Ambrosini, come dicevi tu Bruno, i difensori sono rimasti quasi fermi sulle loro posizioni. Festa grande naturalmente per i tifosi dell'Atalanta, mentre osserviamo Roque Junior in possesso di palla. Sala, Ambrosini, Giunti, José Mari. Buon palleggio, facilita l'inserimento di Ambrosini, giù al limite, punizione per il Milan. Rivediamo. È Leonardo che ha sistemato a terra il pallone, giocatore di dubbio talento, purtroppo è stato piegato poco perché infortunato sinistro sulla barriera, angolo per il Milan. Ora il Milan è costretto a recuperare il risultato, ma soprattutto deve giocare un calcio più brillante, più una manovra più efficace, e invece in questo momento sta evidenziando un gioco troppo lento che non riesce a mettere in difficoltà l'Atalanta. Siamo sull'1-0 per l'Atalanta quando Serginho batte questo tiro d'angolo sul quale il primo ad arrivare Pinardi. Il tocco a favore di Zenoni che perde per la palla, insiste il Milan con lo stesso Serginho sul traversone, in presa aerea il sicuro Pellizzoli, e Atalanta che riparte immediatamente con Bellini. Va Bellini a giocarla a favore dei propri compagni e alla fine il frettoloso rinvio di Lorenzi in fallo laterale. Helweg per la rimessa.
Roque Junior. Fase centrale del primo tempo, a San Siro l'Atalanta conduce per 1-0. Maldini, Roque Junior, la sponda di Leonardo, ci riprova Sala, Roque Junior, ancora Sala, accenno di pressing degli atalantini e palla poi affidata a Giunti. Birov, tentativo di scambio con José Mari, ha chiuso Natali, poi il lancio di Gallo che poteva raggiungere Zenoni, ancora Gallo, nuovo tentativo di suggerimento su Zenoni, palla ancora intercettata e con questo cross si alza la batterina del guardaline. Il cross operato da Serginho ha trovato in posizione irregolare Leonardo. Rivediamo, vedete che in effetti il brasiliano è davanti all'ultimo difensore bergamasco. Azione pericolosa ma vanificata dalla posizione irregolare di Leonardo. Qualche accenno di risveglio da parte del Milan, se non altro da segnalare. Ambrosini all'indietro, ma c'è Nappi, tocca forse con un braccio e così gioco fermo, punizione per il Milan. Nappi, giocatore generosissimo, ha dovuto accettare di buon grado il fatto di essere utilizzato con molta parsimonia da Vavassori, in considerazione del fatto che l'Atalanta sta andando così bene che anche un giocatore esperto come Nappi può accettare di buon grado di star fuori. Sai, cosa va bene. Considerando l'anagrafe, il suo attaccamento alla maglia dell'Atalanta, credo che comunque è un ragazzo che in queste occasioni dà sempre quello che ha, tutto quello che ha. Tant'è vero che domenica scorsa, appena entrato in campo, ha provocato il rigore che poi ha battuto Ganz, si è fatto respingere. Palla intanto per il Milan, intervento irregolare di Lorenzi. Difensore centrale molto alto, in pratica manca la coppia di difensori centrali, due dei giocatori più esperti nelle file atalantine, Carrera e Paganini, ma se la stanno cavando molto bene i giovani sostituti, mentre Giunti che batte la punizione per il Milan a spiovere, palla messa fuori, tutto il Milan ora in avanti, da Sala nuovamente a Giunti, si allarga Helweg, cerca una soluzione Giunti, opera il cross dalla tre quarti, palla che viene ora recuperata da Siviglia. Lunghissima battuta. Maldini. Abbiati poi, chiamato in causa dal passaggio all'indietro di Sala, nuovamente Maldini, vedete inquadrato il portiere del Milan, Ambrosini. Nuovamente Ambrosini dopo il tocco di José Mari. Sulla sinistra ci provano Maldini in accoppiata con Serginho, il traversone, un po' di scompiglio della retroguardia atalantina, l'ultimo rinvio di Bellini, palla ancora in area, coprono però con buoni meccanismi i giocatori atalantini ed ecco Ganz che prova a mettere in movimento Dottieschi, sbagliato il passaggio, il colpo di tacco di José Mari per Leonardo, è andato Dottieschi su di lui, palla dentro, attenzione ancora Leonardo, colpo di tacco e poi palla in calcio d'angolo, mentre Vavassori si sta parecchio agitando. Vavassori si è arrabbiato moltissimo con Ganz per questo errore in disimpegno che stava per costare abbastanza caro all'Atalanta, mentre invece Zaccheroni impassibile ma con una faccia che, come dire, dice più di tante parole, sta seguendo questa prova del Milan. Ovviamente il Milan sta un po' crescendo e sono convinto che però quell'errore sottolineato da te, da Enrico, è stato un errore che poteva costare caro. Palla in area, c'è il colpo di testa sul fondo perché Ganz ha giocato una palla laterale trovando la sua squadra completamente aperta e quindi ha dato la possibilità al Milan, una volta rubata palla, di poter puntare decisamente verso la rete. È stato un disimpegno un po' avventato,
però direi uno dei pochissimi nei una prestazione per il momento sopra le righe da parte della squadra bergamasca. Anche perché Vavazzoni invita sempre i suoi giocatori che lo stanno in questo assecondando a non gettare via la palla, e anche i disimpegni difensivi dell'Atalanta sono sempre molto ordinati. Gallo, profondità per Zenoni, il recupero di Maldini, attentissimo Siviglia, butta ancora in avanti Roque Junior di testa, si lotta ora a centrocampo, prova ancora Siviglia e viene disturbato al momento dell'intervento, resta a terra. L'azione è stato il fischio dell'arbitro, era proseguita e a terra Siviglia. Vediamo, vedete, Leonardo fa forse da ponte, qui però sta la discrezionalità dell'arbitro, infatti l'arbitro giudica falloso l'intervento del giocatore atalantino, punizione battuta per il Milan, mentre osserviamo Maldini al cross, palla che poi viene messa in gol da Leonardo, sbarione stavolta della retroguardia atalantina. Una traversone molto tesa su quale vado io, vado tu, non sono andati né i difensori né il portiere, si è infilato da quest'altra parte Leonardo e ha messo dentro il gol dell'1-1 alla mezz'ora del primo tempo. Leonardo. Indubbiamente c'è stato un movimento di Biroff in centro area che ha indotto in errore tutta la retroguardia, Bellini è stato sorpreso, non ha operato una buona diagonale e Leonardo non ha avuto difficoltà a depositare la palla in rete. Avete visto sul cross di Maldini c'è stato il tentativo di intervento su Biroff da parte di Lorenzi, palla che poi è diventata ingovernabile anche per Bellizzoli, mentre Bellini ha ritardato un po' la chiusura su Leonardo che invece ci ha creduto fino all'ultimo e ha messo dentro il pallone dell'1-1. E per Leonardo è un gol importante, sottolineato anche dal pubblico che lo applaudito molto, il giocatore brasiliano potrebbe lasciare il Milan prima della scadenza del contratto nel corso di questa stagione, anche se la società non è orientata ad assecondare questo desiderio di tornare in Brasile. Tanto ancora l'Atalanta con Gallo, palla recuperata dal Milan, Biroff subito di prima a favore di Giunti, palla profonda, ancora a cercare Leonardo che è in offside. Un po' l'Atalanta mestiere ed esperienza nel gestire la situazione che ha portato al pareggio il Milan, però c'è anche da segnalare onestamente una certa crescita della squadra rossonera che negli ultimi 5 minuti ha giocato con più sicurezza, con più efficacia nella metà campo atalantina. Cristian Zenoni converge, cerca una soluzione, opera questo traversone, chiude Elbeck, un pallone che non esce, Elbeck poi subisce fallo da parte di Nappi. Nappi, vedete che si lamenta per una supposta simulazione da parte del giocatore svedese. Io ho pochi giocatori, ho anche giocato insieme a lui, ma pochi giocatori ho visto come Nappi sotto l'aspetto della generosità e del carattere. Va a pressare tutti da solo, non a caso è stato un beniamino un po' dappertutto della giornata, perché piace giustamente. Attenzione, ancora palla in area atalantina, nuovamente Leonardo rovescia verso il centro, Pellizzoli prima con una mano poi blocca il pallone. Effettivamente, per quanto siano di talento, è inevitabile che i difensori, i giovani difensori atalantini mostrerò ancora qualche ingenuità, là dietro di solito giocano Carrera e Paganini. Intanto la palla è ancora recuperata dall'Atalanta con questo lancio di Dombierski a favore di Nappi, tutto spostato a destra, va a sovrapporsi Zenoni, chiede l'1-2 Nappi, la palla viene consegnata invece proprio a Zenoni, fuori ora per il cross di Dombierski, troppo lungo il pallone, esce in fallo laterale, da quella parte sembra che il terreno sia quasi in salita, non esce mai oltre la linea di fondo campo. Sono d'accordo con te e con la tua analisi, perché giocare in queste categorie in difesa è molto difficile, l'esperienza è una componente determinante, mentre invece in altri ruoli con l'entusiasmo, la tecnica e la corsa
si può far bene. Vado benissimo Bellini, attenzione, gioco fermo e calcio di punizione per l'Atalanta. Rivediamo Bellini, anche qui finisce a terra, protestano i rossoneri, anche dal replay il contatto non è che sia stato così visto. E vedete Nappi come prodigo di consigli, va a battere la punizione Finardi. Palla indirizzata verso la porta. Questo Pinardi si dice veramente un gran bene, vedete che tenta di beffare sul palo più vicino a Bianchi. È un giocatore di grande talento, nasce come trequartista, ora Vavassori lo sta inquadrando nel 4-4-2 come esterno, ma siccome ha grandi capacità offensive e un grande piede. E attenzione ancora, qui qualche affanno per la retroguardia dell'Atalanta. José Mari si avventura in un tentativo di giochino per facilitare l'inserimento di Serginho, che da quella parte sta dando un po' di fastidio. Eh sì, anche perché il Milan si sta muovendo molto senza palla rispetto alla prima parte della gara, e quindi questo comincia a creare qualche grattacapo ai centrocampisti atalantini. Abbiamo rivisto il contatto che è dato all'arbitro Farina a comandare il calcio di punizione. Palla in area, esce da quest'altra parte, prova subito a trasformare l'azione difensiva in azione d'attacco all'Atalanta, ne nasce una rimessa laterale, Vavassori approfitta della vicinanza dei suoi giocatori per dare qualche indicazione. Sì, ha dato indicazioni a a Pinardi prima e poi a Natali, e a Pinardi di andare più incontro alla palla e per facilitare il disimpegno dei difensori, a Natali evidentemente di essere un po' più accorto in difesa per quello che sta vedendo in queste attenzione, ultime fasi. Leonardo dopo il tocco di José Mari, palla che giunge sforzata a Pellizzone. Milan che cresce indubbiamente, c'è da dire che l'iniziativa è stata costantemente dai rossoneri, ma l'Atalanta quando ha rubato palla ha sempre dato l'impressione di poter essere pericolosa nelle azioni di rimessa. È Roque Junior ora che avanza, si fa vedere Helbeck, preciso il lancio, va Helbeck, su di lui c'è Pinardi, palla fuori. Rimessa di Bellini, molto lunga ma dove non ci sono compagni, ancora Roque Junior, Sala, Roque Junior finisce per darla a Locatelli, Helbeck, Locatelli, José Mari fa filtrare, chiude Gallo, Dudziewski, Gatz, Zenoni sempre pronto sulla destra, lo aspetta Maldini, scatta in profondità Nappi, Zenoni la dà invece a Gatz che tenta il passaggio di ritorno, palla ancora dentro, nuovamente per Gatz, attenzione, il tiro e la parata poi da parte di Abbiati, manovra benissimo l'Atalanta, prolungata azione offensiva e alla fine tiro di Pinardi che ha chiamato, come rivediamo, non facile intervento. Questo è Gans, attende l'inserimento Pinardi con il destro e Abbiati, ma è pericolosissima l'Atalanta quando esprime queste folate in velocità. Esce Abbiati, la palla è sua. Indubbiamente l'Atalanta però mi sembra che difensivamente sta inconsciamente piano piano ritirandosi verso la propria porta, e invece deve trovare il coraggio di tenere alta la linea difensiva credendo il più possibile ai portatori di palla milanisti. Tanto c'è questa palla ancora giocata da Leonardo, prezioso il suo palleggio, chiamato l'inserimento Helbeck che guadagna un angolo. In effetti si ha la sensazione che abbia perso un po' di sicurezza, di spavalderia in fase di copertura l'Atalanta, mentre resta straordinariamente
veramente brillante in attacco. Sì, soprattutto perché la linea di difesa si sta scollando troppo dal centrocampo. L'angolo. Accenna l'uscita Pellizzoli, torna tra i pali, palla ancora in area e rischia l'autogol con colpo di testa all'indietro Lorenzi, bravissimo dal riflesso Pellizzoli. Questo è stato un grandissimo intervento sul riflesso. Rivediamo, vedete? Nuovo tiro dalla bandierina per il Milan che sta proponendosi in maniera più continua ed efficace in avanti. Leonardo molto pericolosamente con effetto a rientrare verso la porta, pallone comunque che si spegne a fondo. Diretta conseguenza della situazione tattica di cui parlavamo prima, Bruno, che la linea difensiva dell'Atalanta si sta arretrando e che sta creando spazio tra centrocampo e difesa. In questo spazio gli attaccanti del Milan e i centrocampisti soprattutto si muovono più agevolmente e quindi Milan gioca una manovra un pochettino più brillante rispetto alla prima fase dove era molto involuta e molto lenta. A conforto di quanto dice Sandriani, che non a caso fa l'allenatore, c'è da dire che scusa un attimo, solo l'inserimento ancora di Serginho alla messa in fallo laterale dalla copertura. No, volevo dire che Papassoni, proprio per chiudere quegli spazi, sta chiedendo agli attaccanti in questa fase di sacrificarsi e di venire più indietro anche per facilitare i disimpegni difensivi. Lo ha chiesto sia a Ganz che a Pinardi. Nuovo traversone del Milan, Leonardo tenta l'aggancio, tocca all'indietro verso Elveg, colto in leggero controtempo, riesce però a darla giunti da questi Aroche Junior. Maldini, c'è giunti nei pressi. Maldini preferisce il lancio lungo, ribattuto dal colpo di testa di Gallo, poi Nappi a contatto con Maldini. Ma Maldini perde il pallone, Nappi ne approfitta, al raddoppio del Milan, punizione per fallo su Nappi. 41 minuti di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 1-1, la partita è tutto sommato gradevole. Sì, giocata su ritmi alti, adesso il Milan ha accelerato la manovra e l'Atalanta dall'inizio, ogni volta che ruba palla in maniera velocissima, ripropone dei contropiedi pericolosissimi per la squadra rossonera. Palla direttamente ad Abbiati. Sala. Ambrosini. Giutti. Sala. Fuori gioco di Leonardo. I collaboratori del signor Farina, arbitro centrale, sono Puglisi e Zuccolini. Primo piano per Leonardo, mentre è Pellizzoli che batte il calcio di punizione. Sala, Helveg, intercetta Gallo in primo momento, poi si accende una piccola mischia dalla quale Pinardi tenta di uscire vittoriosamente, fermato però da Ambrosini. La palla è per Giunti, va Giunti e la gioca su Leonardo, scatta velocissimo Serginho, lo vede Leonardo, benissimo, va a chiudere Siviglia. Ancora l'Atalanta ora, il tocco è di Tandierski, si prova sulla fascia destra, Maldini con esperienza e bello stile, viene fuori, dandola a Serginho, buon lavoro di Serginho, spazio per lui, converge, mette da quest'altra parte, ancora un intervento non preciso degli atalantini e calcio d'angolo. Però la partita adesso è molto più vibrante perché le squadre allungandosi creano più spazio e quindi questo fa sì che le giocate individuali possano essere più accentuate rispetto alla prima parte dove c'era più tatticismo e i raddoppi di marcatura erano più costanti. L'angolo per il Milan di Leonardo, ancora va a colpire di testa Biro, però dal basso in alto, palla a fondocampo. Ed è una costante un po' del calcio italiano, direi del calcio di oggigiorno, che le partite diventino a mano che scorre il tempo sempre più aperte e interessanti. No, non a caso anche le statistiche dicono che nei primi tempi delle gare del campionato di Serie A si segna pochissimo, mentre nella ripresa invece le segnature sono più copiose. José Mari dentro e copre Bellini, stavolta con attenzione su Leonardo, si dà un grande affare José Mari,
ma non può far altro che metterla in fallo laterale. Quello che dicevi tu Bruno è giustissimo, ma secondo me per diversi fattori. Prima è la stanchezza, è chiaro, non si può tenere un ritmo altissimo come all'inizio, quindi di conseguenza la stanchezza provoca anche un rallentamento e uno scollamento tra i reparti con la creazione degli spazi. Siviglia, Nappi di prima, Zenoni, si propone Nappi, il tocco è centrale per Gallo, da quest'altra parte ancora per Pinardi, viene anticipato però Ganza, qui era destinato il passaggio, il lancio preciso a favore di Leonardo, preziosismo di Leonardo, palla per Birov, un po' lento, si fa immediatamente fermare dagli avversari, Gallo ha già dato a Zenoni, è una buona partita, nuovamente Gallo, da quest'altra parte per Dudierski. C'è anche uno straniero stavolta nel campo delle file dell'Atalanta, e questo giocatore jugoslavo, la palla è per Gallo, incrocia il rinvio di Sala, il colpo di testa di Lorenzi, quest'altro di Helbeck con rimessa per l'Atalanta. Farina intanto ha detto che sarà uno il minuto di recupero in questo primo tempo. 45esimo in questo istante, quindi ancora 60 secondi scarsi da giocare, con Atalanta che fruisce di questo calcio di punizione, l'ufficializzazione del minuto di recupero. Durante l'intervallo avremo ancora la possibilità di collegamenti qui dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro. Palla per Dudierski. Un buon suggerimento, colpo di tacco prezioso, attenzione, e calcio di rigore c'è, sgambettato Bellini, che era stato messo in movimento da un ottimo colpo di testa di tacco di Pinardi all'interno dell'area di rigore. Attenzione, Pinardi, colpo di tacco, contatto, vedete, e Leonardo che aggancia il piede del avversario, e c'è calcio di rigore per l'Atalanta, e Nappi sul dischetto segna 2-1 per l'Atalanta, 46esimo del primo tempo, su rigore si riporta in vantaggio con Nippo Nappi, che poi è il suo nome di battaglia, l'Atalanta, e vedete che va a esultare verso la zona delle tribune in cui sono sistemati gli atalantini. Non si fa in tempo nemmeno a mettere il pallone al centro del campo e si va a riposo con l'Atalanta che conduce 2-1 nei confronti del Milan. Un secondo tempo che si preannuncia veramente molto molto interessante, squadre che stanno rientrando in campo per disputare il secondo tempo, Atalanta in vantaggio sul Milan per 2-1. Bruno, ci sono due cambi, uno delle file dell'Atalanta, è un cambio tra due fratelli, esce tra due gemelli anzi, esce Cristian ed entra Damiano Zenoni. Nel Milan invece è uscito Ambrosini ed è entrato Gattuso. Molto bene, quindi Gattuso per Ambrosini nelle file dei rossoneri, lo vedremo in campo con la maglia numero 8. Avvicendamento tra gemelli invece nelle file dell'Atalanta. Esce Cristian, entra Damiano Zenoni, maglia numero 19. Partita intanto per un secondo tempo che promette emozioni. Gradevole lo spettacolo offerto dalle due formazioni nella prima parte di gara. In azione il Milan, proprio con Gattuso, il lancio in profondità, un po' di panico nelle retrovie atalantine, l'ultimo rinvio di Natale. Poi c'è un fallo di mano. Punizione per il Milan. La punizione è affidata al piede di Giunti. Alla messa fuori, tutto il Milan in avanti, altissimi anche i difensori, e lo stesso Giunti che recupera il pallone, lo butta in profondità, c'è una serie di batti e ribatti, poi l'apertura operata da Birov per Leonardo, sul quale c'è l'immediato e corretto raddoppio degli atalantini. Recupera però il pallone Serginho, con una finezza la porta in avanti, riesce a rovesciarlo verso il centro dell'area,
palla ancora del Milan con Leonardo, pericolosissimo il traversone e la palla finisce fuori di un niente sul colpo di testa di José Mari. In questa ripresa il Milan è partito subito bene, ha cercato subito una metà campo degli avversari e si è riversato a giocarci con grande determinazione. Abbiamo rivisto l'ottimo traversone tagliato di Leonardo, colpo di testa intanto prima di Gattuso, poi di Pirov, poi ancora di José Mari, la respinta degli atalantini. Milan che appare molto determinato in avanti, c'è il fallo di Nappi su Elbe. Maldini, Leonardo, Serginho, Leonardo, Serginho si inserisce, fallo, chiuso Gazze su di lui. Avvio molto intenso da parte dei rossoneri, rivediamo intanto l'irregolarità, i danni del giocatore del Milan. Giunti che mette ancora verso l'area, ribattono i bergamaschi, poi Giunti, ora Maldini, ancora a profondità la chiusura da parte di Siviglia, palla prolungata da Ganz e poi intervento falloso subito da Roque Junior, calcio di punizione per il Milan. È comunque un Milan molto più brillante della prima fase, no? Cioè, stanno giocando con più determinazione e anche con più ritmo. Gattuso, ribattuto il suo lancio, poi Giunti, quindi il colpo di testa di Lorenzi, la palla che giunge ancora a Giunti, la chiusura poi di Siviglia, Nappi, Maldini, Zenoni, palla buona per Gallo che però non aggancia, fa in tempo a chiudere. Roque Junior toccando all'indietro per Appiati, il rilancio di quest'ultimo, il colpo di testa di Serginho, palla ancora buona e Damiano Zenoni in possesso di palla sulla sua ala per Gallo, traversone immediato, Sala messo fuori area, Serginho, partita intensa, si continua a giocare, ancora palla indirizzata da Siviglia verso Gallo ma è Maldini ad arrivare per primo sul pallone. Ora Piro, si propone Elveg dalla parte opposta, palla giocata prima da José Mari, ora dal danese, va in profondità, fallo su di lui. E finalmente il Milan comincia a spingere anche sulla fascia destra dove nel primo tempo Elveg è stato molto impensierito da Pinardi e quindi molto abbottonato in fase di proiezione. Intanto c'è una ammonizione per Bellini, non era tra i giocatori diffidati, abbiamo rivisto la sua azione. Sta per entrare in campo, fra pochi minuti entrerà Shevchenko che ha cominciato il riscaldamento. Quindi gioca la carta Shevchenko, dunque Zaccheroni. Palla ancora pericolosamente in area, al colpo di testa di Natali. Poi allontana Nappi, una metà campo però in cui non ci sono giocatori dell'Atalanta. Aggressivo il Milan in questa fase d'avvio della ripresa. Maldini. Giunti. Sfilare il pallone ancora a Roque Junior che era rimasto in avanti dopo il suo inserimento sul tiro fermo. Maldini per Abbiati. Una delle armi che il Milan può e deve sfruttare in questa fase di gara è mettere sotto pressione la giovanissima difesa bergamasca e indurla all'errore. Vedete che resta in avanti Roque Junior intanto. Tocco largo e ancora per Pelbeck, quale va a chiudere Pinardi, 1-2 con Piro, va Elveg al tentativo di traversone, poi l'ultima chiusura è di Siviglia, ancora in calcio d'angolo. Spinge il Milan, 5 minuti e mezzo della ripresa, 2-1 il risultato per l'Atalanta. Anche Nappi e Ganza lì dietro. Leonardo. Ancora che salza, era Nappi, esperto e rapido, vedete, tiene il possesso del pallone sull'attacco di Giunti e poi lo scaraventa lontano, palla fuori dalla parte aerea della parabola, difatti vedete che c'è rimessa a favore del Milan. Rivediamo Nappi sul quale c'è Giunti che si arrangia come può. Allenare, attenzione a questi
palloni che danzano pericolosamente all'interno dell'area atalantina. Atalanta comunque che subisce la pressione del Milan. Helweg, Leonardo punta l'avversario, si infila fra due, va giù, l'arbitro viene appostato facendo che si può proseguire. Ancora il Milan, Gattuso, la sovrapposizione di Helweg, il cross, la presa di Pellizzoni. L'Atalanta non riesce più a dar respiro alla difesa alleggerendo il gioco con i contropiedi, quindi in questo momento sta soffrendo eccessivamente la veemenza del Milan. Quando abbiamo rivisto l'azione di cui era stato protagonista Leonardo, finito a terra in piena area di rigore, la sensazione è che il giocatore abbia quantomeno accentuato l'eventuale contatto con l'avversario. Intanto è Roque Junior che chiama in causa Abbiati. Sala, avete visto l'espressione intenta di Zaccheroni. Gattuso apre su Serginho con il destro a cercare lo scatto di José Mari, che finisce a terra, reclama perché è stato a suo modo di vedere trattenuto dall'avversario, si riprende con una rimessa per l'Atalanta operata da Siviglia. Maldini ancora in profondità, protetto dai compagni Pellizzoli. 8 i minuti della ripresa. Atalanta che conduce sempre per 2-1. Vi ripeto che la gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Lazio-Udinese, Parma-Inter, Brescia-Fiorentina e altre partite d'andata dei quarti. Ancora José Mari, poi l'inserimento di Leonardo spostato da Bellini e c'è calcio di rigore. Il braccio Bellini, rivediamo, vedete José Mari fa filtrare bene il pallone, entra in velocità Leonardo e poi allarga effettivamente il braccio un po' ad ostacolarlo Bellini. Non è sempre facile apprezzare quanto sia stato effettivamente forte il contrasto. Certo è che il difensore dell'Atalanta ha allargato il braccio e ora attenzione, e il gol di José Mari ancora su rigore per il 2-2. Cioè, mi è sembrato più che altro inutile l'intervento difensivo di Bellini, non c'era bisogno, e è stato anche abbastanza evidente lo spostamento del braccio. Sì, in effetti non è stata carica di spalla, ha staccato leggermente il braccio per andare a fermare la corsa di Leonardo e qui rivediamo l'esecuzione del calcio di rigore con Pellizzoli, che per la verità aveva intuito, è arrivato anche abbastanza vicino al pallone. 2-2 comunque, bella partita. Bisogna dire che la panchina dell'Atalanta ha reagito con molto fair play a questa decisione dell'arbitro Farina, non così magari i tifosi, c'è stato qualche lancio di razzi all'indirizzo delle gradinate dove ci sono i tifosi milanisti. Zaccheroni invece, con cui abbiamo incrociato lo sguardo, ci ha detto era più rigore quello di prima, evidentemente quello su Leonardo precedente, ma noi non abbiamo il replay qui, quindi... Tanto Helweg, palla larga, è un Milan che ci crede ora... L'inserimento molto buono, poi attenzione il tiro fuori di pochissimo, grande azione di Leonardo che fa tutto benissimo, rivediamo, poi il suo tiro, ha cercato proprio il paletto più lontano. Sì, è stato molto bravo perché voleva rubare il tempo al portiere con questo tiro, vedi, appena appena di interno, sì, collo sinistro a cercare il palo lungo. Però è un Milan più determinato che adesso gioca in maniera più equilibrata, la spinta sulla destra di Helweg è più evidente che nel primo tempo e quindi la manovra trae impulso anche dalle propulsioni di Serginho a sinistra e di Helweg a destra. Ma Mazzoli, che vede la sua squadra soffrire, sta per correre ai ripari, stanno per entrare all'attacco Rossini, centimetri, peso e classe per l'attacco dell'Atalanta, e poi Donati sta smettendo la tuta anche l'altro giocatore bergamasco. Siviglia in avanti, va sul fondo, palla fuori,
11 minuti di gioco, arriva intanto il totale degli spettatori paganti che è di 6.112 per un incasso di poco superiore ai 100 milioni. 2-2, partita comunque gradevole. Milan che attacca a sprombattuto dall'avvio del secondo tempo. Scende Sala sulla destra. Parte il traversone Birov. Scelto bene il tempo per lo stacco, non ha però trovato il pallone. L'Atalanta è in difficoltà perché, come dicevo prima, la spinta degli esterni fa sì che i centrocampisti laterali dell'Atalanta devono appiattirsi molto e quindi questo favorisce una superiorità numerica creata da Maldini a sinistra e da Sala a destra, che possono giocare e fungere da punti di riferimento. Ancora Sala per il Milan. Ottima la prova di Leonardo questa sera. Vedete che ruba ancora il pallone e poi viene preso nella ragnatela degli avversari. E Gallo ora che tenta di impostare per l'Atalanta cerca una soluzione. La trova con questo passaggio su Natali che butta lungo e ne viene fuori un suggerimento per Zenoni. Parte il cross di Zenoni. Dalla parte opposta viene ad alimentare l'azione ancora Pinardi, uno contro uno con Melbeck, serie di finte, Pinardi, palla sul destro, data poi a Nappi, ancora Pinardi, traversa clamorosa. E quelli dell'Atalanta quando arrivano in avanti sono veramente pericolosi. Grande Pinardi. Sì, grandissima azione, forse favorito il tiro da una deviazione che stava per battere Abbiati, che è stato molto bravo in ha toccato. Ancora l'Atalanta in avanti, il colpo di testa di Serginho. Che rivediamo una grande parata. Pinardi, chiudono in due, la palla si alza, scavalca Abbiati che però si allunga e con la punta delle dita, con le unghie si potrebbe dire, riesce a spedire il pallone sulla traversa. Sono le parate più difficili per i portieri che devono arretrare e quindi trovare lo stacco di rene. Intanto l'Atalanta, non appena il Milan rallenta un po' la sua morsa offensiva, si propone in avanti con estrema pericolosità. 14 minuti della ripresa, 2-2 il risultato. Comunque una partita vibrante, molto bella. Rivediamo intanto la prodezza di Abbiati sul tentativo di Pinardi. Nappi ora che la gioca, Gattuso gli ruba il pallone, affidato ora a Giunti, quindi Maldini. Serginho, José Mari, Gattuso, si incrocia bene con Serginho, parte il cross a cercare Birov. Palla messa fuori area, arrestata ancora da Pinardi. Grande giocata ancora del giovane talento atalantino. Applausi a scena aperta. È bravo. Pinardi, Nappi, Zenoni, Dondierski. Si allunga la palla, riesce in qualche modo a toccarla a favore di Lorenzi. Dondierski, Gallo. Palla ben fatta filtrare ottimamente ancora da Pinardi, quindi Zenoni arriva velocissimo a sovrapporsi Siviglia, parte il traversone, colpo di testa sul fondo, è un'Atalanta micidiale. Bruno, al momento di due sostituzioni importanti, nel Milan entra Shevchenko ed esce Serginho, nell'Atalanta esce Ganz, protagonista di quest'ultima occasione fallita, ed entra al suo posto Rossini. Abbiamo rivisto il colpo di testa di Ganz che ora lascia il posto Rossini, anzi esce Birov nel Milan, è stata cambiata all'ultimo momento la decisione, esce Birov ed è entrato Shevchenko, mentre nell'Atalanta è Ganz, confermiamo che esce per Rossini, quindi Shevchenko al posto di Birov, maglia numero 7 Shevchenko, al posto di Ganz con la maglia numero 9 Rossini.
immediate indicazioni di Zaccheroni a Roque Junior per seguire molto da vicino, molto strettamente Rossini. Roque Junior che porta avanti adesso la palla. La data a Gattuso, la finta buona di Leonardo, il pallone poi recuperato ancora da Bellini. Sala, 1-2, ancora Sala, apre da quest'altra parte su Serginho, c'è Zenoni su di lui, in velocità i due, buono il cross che incrocia il corpo di Siviglia e finisce in calcio d'angolo. Non male la prova di Serginho stasera. No, sono completamente d'accordo con te, è stato nel primo tempo molto presente e anche nella ripresa. Gattuso al cross, colpo di testa a mettere fuori, recupera però il Milan con Leonardo, pallone allontanato, Maldini, va Maldini, ancora corre a sovrapporsi Leonardo, tenta l'azione di percussione, riesce in qualche modo a dare verso il centro, la palla è recuperata da tutti, quindi Shevchenko limite, tiro con la palla che finisce in angolo. Milan gioca in maniera molto più rapida la palla in questa ripresa e quindi anche la circolazione della manovra ne trae giovamento e il pressing dell'Atalanta non riesce più a essere efficace come nel primo tempo. Ancora la palla per Gattuso, morbido il pallonetto, fuori, c'è spazio ora per l'eventuale contropiede, Nappi attende che si inserisca Zenoni, va Zenoni, ferma la palla con il sinistro, poi la tocca a favore di Pinardi ha dato a Gallo, non preciso il suo suggerimento, break e contrattacco del Milan con Shevchenko, Leonardo, arriva anche Biro, però il pallone è per Shevchenko che va nuovamente al tiro, perde la palla Pellizzoli, c'è stato l'inserimento sulla destra di Helbeck, non di Biro ovviamente, ma il tocco è stato per Shevchenko che ha già tentato due volte il tiro. Vedi come le squadre si contrappongono e fanno appunto, danno vita a un'azione di qua, una di là con grande determinazione, è una partita che si gioca su ritmi altissimi. Ancora Nappi, è un folletto, apre bene su Zenoni, attenzione all'inserimento di Siviglia, prova Zenoni, para Abbiamo. È una partita decisamente gradevole, pallone che giunge intanto a Pellizzoli. Ha dato qualche indicazione per l'eventuale marcatura su Shevchenko, Vavassori, Enrico? No, sta adesso per far entrare in campo Donati, prima si è molto arrabbiato Vavassori su quell'errore di Gallo che poteva appunto mettere in difficoltà la difesa atalantina. Su Shevchenko in pratica si sta un po' ripetendo quella che era stata la marcatura del primo tempo su Birov, che peraltro è uscito tra qualche fischio. Grande intanto il suggerimento di Shevchenko per Leonardo che porta in vantaggio il Milan. Bellissimo il tiro sì di Leonardo, ma soprattutto il passaggio di prima di Shevchenko che ha sbarcato Leonardo a due passi da Pellizzoli. Questa è una giocata meravigliosa perché Shevchenko ha premiato sul movimento in taglio Leonardo dall'esterno verso l'interno. Ecco che rivediamo, vedete Shevchenko di prima, incrocia, benissimo. È stata un'azione Leonardo meravigliosa per tempestività e per soprattutto senso dello smarcamento di Leonardo e del servizio di Shevchenko. 5 gol finora, partita decisamente bella, 3-2 per il Milan che per la prima volta si trova in vantaggio. Vi ricordo che la partita in campionato era finita 3-3. Leonardo è stato abbracciato da tutti i compagni della panchina, conferma che questa è una partita particolare per il brasiliano per i motivi che ricordavamo prima, e devo dire che sta veramente onorando alla grande questo impegno, una delle poche occasioni che ha avuto quest'anno con due reti e l'aver propiziato il calcio di rigore precedente. È risaputo d'altra parte che Leonardo è un giocatore di cui Zaccheroni ha una grandissima stima, ma si sa anche che è stato letteralmente torturato da tutta una serie di infortuni che non gli hanno consentito di essere a disposizione della squadra. Intanto è Rossini che cerca la combinazione con i compagni, Shevchenko fermato da Siviglia,
quindi la palla è ancora per Zenoni, dentro a favore di Pinardi che ha sparcato Dundierski. Dundierski per Nappi, va Nappi, si gira Nappi commettendo a giudizio dell'arbitro fallo sull'avversario, calcio di punizione già battuto, non c'è un attimo di tregua, scende ancora il Milan con questa iniziativa che viene stroncata da Bellini che rapidissimo evita, applaudito anche il calcio d'angolo. Palla per Gallo, ora per Zenoni, ancora Gallo, su Gallo l'intervento irregolare di Giunti, 22 minuti della ripresa, 3-2 per il Milan. Quello che stupisce e sorprende è anche come i contrattacchi si praticamente si susseguono senza soste, quindi la partita è assolutamente piacevole. Poche volte mi è capitato ultimamente di vedere giocare su difensione. Nappi ancora al limite, apre per Zenoni, va Zenoni, palla sul destro, prova, finisce fuori dalla parte opposta con Rossini, leggero ritardo. Dobbiamo comunque far menzione della mentalità offensiva delle due squadre, che si stanno contrapponendo, stanno giocando una partita senza esclusione di colpi, senza tatticismi, giocando un calcio offensivo di primo ordine. E poi anche a un ritmo straordinario a bordo campo, effettivamente si vede anche spesso la fatica dei giocatori arrivato a questo punto delle gare, e invece qui continuano a correre tutti come forze armate. Giunti, Shevchenko finta e poi tenta di andare via, Siviglia lo strattona, c'è calcio di punizione e ammonizione per Siviglia. E anche Shevchenko ha già dimostrato, casomai ce ne fosse bisogno, di essere un bel cavallino. Chiamalo bello. Visto con questa finta ha lasciato sul posto Siviglia, ma era pronto a fare 45-50 metri di grande progressione. Giunti alla battuta. Palla in area. Dundierski. Subito di prima a mettere in movimento Pinardi. Va Pinardi. Non lo molla. Attusa. Calcio di punizione, la grinta di Marino Gattuso, la palla ora è per Zenoni, pallonetto a cercare Nappi e intelligente colpo di testa all'indietro di Serginho a beneficio di Abbiati, ancora Serginho, profondità a cercare José Mari, fermato Gallo, l'ultimo tocco di Giunti, con l'ingresso di Shevchenko il Milan ha cambiato anche i suoi, c'è Natali che sì, c'è qualche problema per Natali, tant'è vero che Vavassori non può più far entrare Donati e fa entrare Rustico che è un difensore a sostituire appunto Natali che ha qualche problema muscolare, mi pare di capire. Entra Rustico, più esperto sicuramente del compagno che rileva, e con la sostituzione già peraltro avvenuta. Stavo dicendo, Bruno, che con l'ingresso di Shevchenko al posto di Birov il Milan ha cambiato anche i suoi schemi offensivi basati ora sulla rapidità, invece con Birov si gioca più sul cross. Helvey, buono il suggerimento per Leonardo, straordinario con il traversone con l'esterno sinistro a chiamare l'inserimento di José Mari, anticipato di poco in calcio d'angolo, grande giocata di Leonardo. Eccolo ancora dalla bandierina, anche Rossini ad aiutare indietro, Pellizzoli, e rivediamo questo cross con l'esterno, con José Mari, che viene millimetricamente anticipato. Il colpo di testa di Serginho. Anche in quel caso José Mari ha tagliato il campo dall'esterno verso l'interno, facendosi trovare in posizione di centravanti, sfruttando appunto la capacità di movimento che hanno le tre punte del Milan in questo momento schierate. Intanto c'è rimessa a favore dell'Atalanta.
ancora Bellini che si è portato in avanti, Pinardi, Dambierski leggermente lunga per Nappi, c'è Paolo Maldini, pallone comunque giocato ancora dagli atalantini, ora con Siviglia profondità a cercare Rossini, esce Abbiati, smanaccia in fallo laterale. Denoni, poi Gallo, palla all'indietro per Siviglia, Gallo il sinistro, ora c'è in avanti un ariete con Rossini, quindi può operare anche l'azione d'attacco con il cross. L'Atalanta, Milan velocissimo nel tentativo di azione di rimessa, ma la palla è ancora dell'Atalanta, la tiene in campo Pinardi, converge, dribbling secco, poi tocco grande per Nappi, tiro e parata da parte di Pellizzoli. E questo Pinardi è un ragazzo straordinario. Ah, indubbiamente, ma che dire della piroetta di Nappi? Guarda, Pinardi, Nappi, si libera, tutto bello, che forse il tiro che risulta centrale. Sì, un tiro un po' strozzato, non è riuscito a dar potenza con l'oscillazione della gamba e ha dovuto colpire di piatto. Shevchenko scivola poi sul terreno di gioco, perde palla. Dundierski, un'esitazione, poi palla alzata a campanile. Anche Pellizzoli commette un mezzo svarione, alla fine gli atalantini riescono a portare fuori il pallone e ora Lorenzi che lo gioca largo riceve il passaggio di ritorno e si decide a scaraventare l'ottavo. Va bene non buttare la palla come raccomandava prima la Mazzoni, ma adesso anche l'allenatore atalantino si è un po' inquietato. Serginho, José Mari, bisogna dire che le condizioni fisico-atletiche dei giocatori delle due squadre sono eccellenti, si continua a giocare su grandissime linee. Sì, indubbiamente sono squadre preparate benissimo, stanno giocando anche su ritmi alti e con grande velocità di esecuzione. Gattuso vince un contrasto, tocca largo a favore di Serginho, buono il traversone che viene ora rincorso da Leonardo, palla ancora buona, inserimento di Elbeck in area, attenzione Elbeck, palla tagliata che oltrepassa tutta l'area di rigore a distanza ravvicinatissima dalla linea di porta. Rivediamo Elbeck, alza la testa, vede José Mari, tenta di dargliela, non ci arriva nessuno, ma azione pericolosissima. Sì, è stato intelligentissimo prima di tutto a fondare con una sovrapposizione interna e poi a crossare basso, anche se secondo me la soluzione di Shevchenko che era appostato sul dischetto del rigore, sì, avrebbe potuto crossare un po' all'indietro. Un po' all'indietro, sì. Maldini per la rimessa, si avviciniamo alla mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo, il Milan conduce per 3-2 nei confronti dell'Atalanta. Shevchenko, Maldini al cross, palla messa fuori e giocata ora dall'Atalanta con Gallo tra due avversari, non molla naturalmente Gattuso, conquista la palla, la dà ai compagni, si propone ancora, eccolo, solito grande combattente, un dribbling, perde palla però sull'intervento di seconda battuta di Rossini, ora attenzione c'è ancora Nappi, Rossini in posizione della destra, va a chiudere Elbeck, parte il cross, il rinvio, Zenoni, palla sul destro, tocco esterno a favorire Gallo, traversone, esce Abbiati, la palla è sua. Uno dei movimenti prediletti dell'Atalanta ogni volta che il portatore si trova a dettare il passaggio è la sovrapposizione anche dei centrocampisti. Attenzione Shevchenko, bene da quest'altra parte a favore di Leonardo, incrocia ancora a cercare Shevchenko. È una partita giocata decisamente bene dalle due squadre che si sono ora sì un po' allungate, quindi c'è la possibilità di giocare la palla senza l'assillo costante dell'avversario e del raddoppio di marcatura, però ne risulta uno spettacolo decisamente gradevole. Sì, anche perché giocano un calcio velocissimo, adesso tutte e due verticale e quindi non c'è tempo per un'azione che riparte subito in break l'altra squadra. Shevchenko, si sovrappone Helveg, porta via un avversario, avanza Shevchenko, mette in mezzo Leonardo, due su di lui per José Mari, fuori per Serginho, finta il cross, poi lo effettua e da quest'altra parte c'è il pallone messo in calcio
d'angolo. C'è ancora un cambio nelle file del Milan, esce Giunti, forse l'unico giocatore che almeno da qui mi sembra piuttosto stanco, ed entra Brunčić al suo posto. Ed ecco la volta di Brunčić. Maglia numero 17, esce Giunti. Sul cross la presa facile di Pellizzotto. D'altronde Bruno, per attuare questo tipo di calcio, quello che stanno giocando questa sera Milan e Atalanta, se le squadre non sono preparate bene. Eh sì. Gattuso, la sua rovesciata, il colpo di testa di Rustico, quest'altro di Dandierski, ancora Gattuso d'anticipo su Gallo, ma c'è Damiano Zenoni. Gallo. Fallo di Maldini su Rossini. Fa della punizione Gallo. Cerca Nappi. Maldini, bello stile, aggancia, alza la testa, la dà a Sergi. José Mari. Fallo suo, punizione per l'Atalanta. Batte Siviglia. Si ha la sensazione che forse abbiano un po' rallentato, no? Queste ultimissime battute stanno un po' respirando. Bello il colpo di testa intanto di Rossini e poi l'uscita di Abbiati. Sala, eccolo Brunčić. Sala. Leonardo ha provato ancora con l'esterno sinistro. Nuovamente Sala, Brunčić. Leonardo. Palla che carambola su Shevchenko. 1-2, ancora prova stupendamente Leonardo ed è bravissimo Pellizzotto. Sì, una palla insidiosa anche perché deviata da qualche compagno, è riuscito a chiudere con un passo laterale e a spingere. La bandierina Serginio riceve ancora da Osemari, calibra il traversone, il colpo di testa di Rustico, la palla allontanata ma c'è Gattuso lì, ancora Nappi, gli soffia il pallone, attende che si piazzino i compagni, la gioca o tenta di farlo poi sul compagno che era Pinardi, il Milan però recupera il pallone, prova dall'altra parte con Elbeck. Attenzione Shevchenko, Shevchenko tira, para il portiere, c'è un giocatore, sì, c'è un atalantino di... a terra, ma sì. L'arbitro aveva fischiato. Ci sono proteste da parte della panchina atalantina e anche del pubblico perché effettivamente con Nappi a terra è proseguito il gioco e non hanno buttato fuori la palla come di solito si fa in questi casi i giocatori del Milan. E c'è un altro precedente, sì, proprio tra le due squadre, Milan e Atalanta, sempre in una gara sempre di Coppa Italia, sì, il Milan non aveva restituito in pratica una rimessa laterale all'Atalanta e dall'azione successiva anche il gol. Colpo di testa intanto di Rossini. Nappi contro il traversone, ancora Rossini. E vedete che da quando è entrato Rossini rispetto a quando c'era Ganz si è leggermente modificato anche il modo di attaccare dell'Atalanta, che prima non effettuava traversoni perché non aveva la torre centrale, adesso con Rossini ci si può provare anche lui. Per assurdo le due squadre hanno fatto cambi contrari, mentre il Milan ha dato brillantezza al suo attacco, Lovasori invece ha preferito mettere in campo una torre e quindi chiaramente l'Atalanta ha dovuto cambiare la sua maniera di portare gli attacchi privilegiando i lunghi traversoni dalle fasce laterali. 36esimo del secondo tempo, Milan 3, Atalanta 2, Gallo in possesso di palla. Eccolo Rossini, chiamati davanti anche i compagni, apertura da quest'altra parte a favore di Zenoni. Arriva velocissimo a sovrapporsi anche Siviglia, eccolo servito. Va a sovrapporsi ancora Zenoni. Combinano nuovamente i due. Il cross di Siviglia, morbido, va
il colpo di testa proprio di Rossini, fuori di pochissimo. Come avevamo detto, un altro traversone dalla destra ha creato dei problemi alla difesa del Milan. È stato molto bravo Rossini a trovare il tempo dell'ostacolo nonostante fosse pressato dal difensore. È stato un po' sfortunato perché poteva anche trovare la porta. Abbiamo sentito durante l'intervallo il presidente dell'Atalanta Ruggeri a dire: spero di poterli tenere il più a lungo possibile a questi miei gioiellini, sarà una gara dura. Per me fa fatica. Pellizzoli a rinvio. Allora, ancora verso Napoli, il colpo di testa a seguire. Chiude bene Sala, chiamando in causa Abbiati che la gira su Maldini. Rocco e Junior. Avanza centralmente. Shevchenko. Va Shevchenko. Ancora cerca la sponda del compagno, attenti i difensori atalantini, e ora c'è la possibilità con Gallo che ha ricevuto da Dandierski, ancora Gallo da Nappi, pronto Siviglia, ancora Zenoni, poi Pinardi, quindi Dandierski, poi Bellini. Prolungata azione dell'Atalanta. Siviglia, Zenoni, Siviglia, ancora prova lo scambio con Zenoni. Giocano anche un calcio corto quando possono quelli dell'Atalanta. È chiaro che i passaggi ravvicinati sono più semplici. Ora perdono palla gli atalantini, prova il Milan a venire in avanti. Shevchenko, l'intervento di Farina, l'arbitro, per dare un calcio di punizione per il fallo commesso da Berlicic. Ancora Atalanta, Siviglia, il difensore esterno che, come fa Bellini sull'altra fascia, si propone Sovente, finisce giù Zenoni e lascia proseguire l'arbitro. Poi c'è questa palla lunga sulla quale arriva Rustico a ribattere in avanti, c'è fuori gioco di rientro. Indubbiamente il gioco dell'Atalanta è piacevolissimo sotto l'aspetto estetico, perché è fatto di una fitta ragnatela di passaggi. Quando non riescono a portare il contropiede, che è la loro prima soluzione, giocano velocemente. Lungo il pallone per Fosenari. A proposito dei precedenti tra le due squadre, c'è da dire che se il risultato rimarrà questo fino al 90esimo, fino alla fine, l'Atalanta perderà l'imbattibilità stagionale nelle gare ufficiali, non perdeva dal 28 aprile. E in Coppa Italia avrebbe una serie utile la squadra bergamasca da 7 partite. L'ultima sconfitta è proprio la sconfitta con il Milan 3-0 l'anno scorso qui a San Siro, proprio nel turno di Coppa Italia. Intanto c'è Helweg che prova con il solito puntello dell'efficacissimo Leonardo. Sala, ancora l'apertura esterna, parte il lungo traversone di Berlicic ribattuto. Shevchenko, palla ancora in gioco, tocco di Leonardo, poi Gattuso, quindi Josemari. Attenzione, c'è l'arbitro che va verso Josemari con il cartellino. No, poi ci ripensa. Sì, lo voleva ammonire, poi dopo ha rimesso. No, adesso però ci ha ripensato un'altra volta, lo ha ammonito. Ma perché queste cose non le capisco? Probabilmente per simulazione, anzi sicuramente per simulazione. Ma non è detto che ogni volta che un giocatore finisce a terra in area debba essere o calcio di rigore o simulazione. Beh, il diritto alla caduta, ecco, che rivediamo. Una chiesa. Qui forse c'è stato un contatto con Siviglia che allargando il braccio ha colpito al volto Osemari. Comunque la simulazione francamente non ci sta. Serginho, il suo traversone, ci ripensa dopo aver accennato l'uscita. Pellizzoli fa bene perché il compagno gli consente la presa. Tutto questo quando si gioca il 41esimo del secondo tempo sul risultato di 3-2 a favore del Milan.
cerca Bellini. Bellini ci arriva con la testa anche stavolta, ma non riesce a incrociare per Nappi come avrebbe voluto. Sai, con la presenza in avanti di Rossini possono giocare anche questi lunghi traversoni, perché Rossini è molto bravo poi a indirizzarli sul movimento di Nappi. Sì, oltre che a finalizzare direttamente, è assai bravo anche a distribuire i palloni per i compagni, un po' come fa di solito proprio Birov. Certo. Zaccheroni, proprio perché è preoccupato della pericolosità di Rossini sulle palle alte, sta chiedendo sempre a Sala o a Roque Junior di stare vicinissimo all'attaccante atalantino. Sai Enrico, non è tanto il pericolo di chi colpisce, ma andare sulle zone di ricaduta, sull'inserimento del compagno, è lì il vero pericolo. Sì, certo. Stavolta Rossini, che presumibilmente pensava di avere l'avversario a stretto ridosso, ha mancato il colpo di testa. Avrebbe potuto fare un mezzo passo all'indietro con tranquillità. Intanto Helweg che prova per il Milan, attenzione Shevchenko! Sì, grandissimo gol di Shevchenko, stupendo, una cosa veramente da applausi. 4-2. Questo è un gol meraviglioso, un tiro difficilissimo incrociato dalla destra dell'area di rigore a incrociare sul palo opposto, con grandissima potenza, grandissima coordinazione dopo un arresto, praticamente girato quasi verso la tribuna, vedeva la porta di spalla. Questo è un gol da grande campione, grandissimo Shevchenko per il 4-2 del Milan. Torsione totale del busto, gol di grandissima levatura. E gol anche molto importante in chiave qualificazione, un obiettivo che, come ha detto Zaccheroni, questo Milan deve inseguire, l'obiettivo più vicino, e quindi non va mollato, aveva detto alla vigilia l'allenatore del Milan, e il Milan ci ha creduto, bisogna dirlo, pur finendo in svantaggio il primo tempo. Sì, in effetti la partita è stata molto intensa, l'Atalanta ha giocato assai bene, ha messo la frusta il Milan, che ha avuto il grande merito di continuare con determinazione e grinta anche quando si è trovato due volte in svantaggio. Ora conduce per 4-2. Da sottolineare, Bruno, il secondo tempo del Milan mi sembra molto molto buono, molto molto buono. Pellizzoli, sfiora Rossini, Sala all'indietro per Abbiati, rinvio immediato, palla in fallo laterale. Due ora i gol di vantaggio del Milan in vista della partita di ritorno a Bergamo. Palla per Nappi, a giudicare da quello che si è visto stasera sarà comunque una partita molto interessante. In avanti l'Atalanta, ormai siamo verso la fine della partita. Zenoni, poi Gattuso, quindi Siviglia, e c'è il fuorigioco. Partita giocata molto bene, direi anche con ottimo agonismo ma grande senso della lealtà sportiva della cavalleria. E punizione ora che viene battuta da Abbiati. Fallo di Leonardo che ha disturbato Bellini in fase d'anticipo. Chiede scusa al brasiliano. Due minuti di recupero. Ora due minuti dunque di gioco con l'Atalanta che è sotto di due gol, 2-4. Ora Berčić, poi l'Atalanta, Dundjerski, Siviglia. Allarga Zenoni, pallonetto per Nappi, sponda di testa ma c'è Maldini a chiudere su Gallo che si era spostato sulla fascia, quindi Berčić chiama in avanti ancora Helweg, Pinardi in copertura su di lui. Berčić, Shevchenko, Gattuso, Sergino, Leonardo, Serginho, Leonardo, si cercano e si trovano i due brasiliani, va Serginho, converge, palla sul destro, chiede l'1-2, si inserisce, commette fallo.
comunque ancora una volta Serginho disimpegnarsi con questo inserimento offensivo. A mio avviso gli inserimenti degli esterni sono state una delle tre cause che hanno cambiato la gara nel secondo tempo, oltre alla una certa brillantezza nel gioco, il Milan ha giocato più rapidamente e soprattutto con più mobilità in avanti. Quando c'è Pinardi che si è spostato al centro, è un naturale trequartista, no? Tu che lo hai seguito anche nelle giovanili, ha giocato sempre alle spalle delle due punte, stasera è stato sistemato esterno, ma chi sa giocare può giocare dovunque. Ah, evidentemente, questo è un giocatore talentoso, il numero 10, nasce come trequartista e così è impiegato nelle nazionali giovanili. Però nel 4-4-2 trova una naturale collocazione come laterale di sinistra. È finita intanto con il punteggio di 4-2, gara d'andata dei quarti di Coppa Italia per il Milan sull'Atalanta. Grazie per l'attenzione a voi tutti, una buona serata.